Ciao a tutti dalla Corbar Car. Oggi presentiamo il van top di gamma premium di casa Knaus. Il Knaus Box Drive 600 XL che da tutti i punti di vista, voi lo guardiate, è allestito con il top che oggi è disponibile sul mercato. Ma prima di iniziare vi ricordo come al solito iscrivetevi al nostro canale YouTube e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri nuovi video. Van Box Drive 600 XL, un veicolo da 5,98 m montato su meccanica MAN TGE, come potete vedere, e per chi lo conosce come marchio del gruppo Volkswagen, è assolutamente il brand professionale del gruppo Volkswagen, quindi è il massimo in termini di allestimenti meccanici che oggi si può avere su questo tipo di prodotto. Veicolo 5,98 m di lunghezza, 3,09 m di altezza, è un veicolo che permette di avere fino a 5 posti letto con 2 letti matrimoniali. 2,04 m, solo sì, 2,04 m di larghezza. E per far sì che il veicolo abbia una maneggevolezza totale e poter essere utilizzato e guidato anche in zone molto impervie, con stradine particolarmente strette. Chiaramente un veicolo top di gamma, il prezzo è di conseguenza adeguato. Questo veicolo, che è allestito con motore MAN 177 cavalli, cambio automatico 8 rapporti, pacchetto TGE, pacchetto Box Drive e pacchetto Premium 600 XL, è un veicolo che viene a costare, già notato anche di Vendarino peraltro, attorno ai 94.600 euro, ma venite qua a trovarci in esposizione perché il prodotto come al solito è in offerta. Qui in Corbar cerchiamo sempre di offrirvi un ottimo prodotto con un ottimo livello qualitativo, con un occhio sempre di riguardo però al prezzo. Quindi venite a trovarci e parliamo e troveremo insieme la miglior condizione economica per voi. Studiamo ora il veicolo. Come al solito un'occhiata dall'esterno, molto aggressivo, cerchi in lega da 17, una bellissima serigrafia nero lucido col bianco della fiancata, finestre size S7, come vedete sia dalla parte del passeggero che dalla parte del guidatore abbiamo queste branchie che permettono, come vedremo all'interno, di avere un letto di 1,95 m di lunghezza, quindi è un veicolo dove può dormire veramente chiunque. Esternamente tendalino installato già di serie da Knaus, in questo caso telecamera di retromarcia posteriore, in questo caso abbinato a un veicolo al sistema di navigazione Media Van Business originale Volkswagen. Dalla parte del guidatore, anche qua notate, qua si vede meglio la branchia posteriore che permette, come si diceva prima, di avere un veicolo molto grande, un letto matrimoniale posteriore molto molto grande. Diamo un'occhiata ora, guardiamolo all'interno. Portellone laterale, semilinetta avanzata col tavolo che lavora sia in sospensione che eventualmente usufruendo anche di una gamba di supporto, e dopo lo studiamo meglio dall'interno. Il letto matrimoniale Easy Slide che viene giù sopra la dinetta e vi offre un altro letto matrimoniale molto grande, permettendo comunque di star seduti sotto la dinetta. Vieni dietro Alessandro, ora vediamo uno dei pezzi forti di questo veicolo, oltre alla meccanica e tutto il resto. Veicolo che vi ricordo è dotato di riscaldamento a gasolio Truma 6D. Eccolo qua uno dei pezzi forti. Il letto matrimoniale posteriore regolabile in altezza. Questo vi permette di ottimizzare al 100% la capacità di carico del veicolo. Con questo semplice meccanismo possiamo andare a sollevare il letto, ora viene su se volete ancora di una trentina di centimetri, e ottimizzare il carico. Nella parte posteriore, quanto è grande? Molto grande, perché qui se avete magari delle biciclette particolari anche un po' belle da caricare, no? Che magari è un peccato lasciarle fuori, qua abbiamo 1,67 m di larghezza,
e qui abbiamo una profondità di un metro, 1,24 m. Quindi come altezza già solo così siamo a 1,05 m, ma come si diceva arriva su ancora di una ventina di centimetri, arriverà attorno al 1,20 m, 1,25 m per poter utilizzare completamente l'altezza posteriore. La parte frontale può essere tolta, quindi se volete avete delle cose anche un po' grandi da caricare, arriviamo fino alla in fondo, e abbiamo già i golfari con le guide per andare a bloccare la parte nel posteriore, i vari oggetti che potete trasportare. Qui abbiamo comodo accesso a tutto quello che è la componentistica elettrica del veicolo, quindi con fusibiliere e caricabatterie. Qui abbiamo un'altra zona di carico per cercare di sfruttare al meglio gli spazi dappertutto, al 100%. E come vedete l'interno con la sua luce a due intensità, per poter anche l'interno qui è rivestito in moquette per evitare che magari le cose che trasportiamo possano andare a rovinare il mobilio. E qui abbiamo, come al solito in Knaus, parte dell'accesso al discorso del serbatoio, dell'acqua potabile. Dedichiamoci ora all'interno vero e proprio del veicolo. Qui ovviamente abbiamo serbatoi delle acque grigie coibentati, quindi ripeto, il livello poi di coibentazione, parlando di Knaus e di Van, siamo veramente ai massimi livelli del settore, quindi freddo, caldo, montagna, d'inverno, estate, mare, veramente un veicolo che può essere utilizzato 365 giorni all'anno in tutte le situazioni. Guardate che bello l'interno, il cockpit di guida è fenomenale, col display da 8 pollici, l'autoradio con i comandi a volante, come dicevo prima, cambio automatico a 8 rapporti, beh, la qualità Volkswagen sicuramente non andiamo a scoprirla noi, quindi qui è il meglio che Volkswagen può offrire. La zona davanti, un bel tavolo con la sua prolunga già fornita di serie, come dicevo prima, come vedete anche abbassando il letto, poi magari lo vediamo meglio, vedete che si può stare, io sono alto 1,80 m quasi, si può stare tranquillamente seduti lasciando il letto matrimoniale in alto, sempre sempre fatto, anzi ve lo faccio vedere subito, guardate. Allora, con un semplicissimo movimento io abbasso il letto e posso tranquillissimamente star seduto sia qui che chiaramente girano entrambi i sedili anche nella zona della cabina di guida. Alessandro, se vuoi puoi andare già all'interno e vedere quanto è grande il letto, è quasi 1,90 m di lunghezza questo letto matrimoniale sopra, è veramente enorme, ripeto, doppio letto matrimoniale sempre fatto, in particolare questo veicolo ha anche la dinette trasformabile in letto, quindi in realtà qui abbiamo addirittura 5 posti letto, e con questo semplice meccanismo andiamo a sollevare il letto, basta, in 5 secondi scarsi rifate completamente l'altro letto matrimoniale. Zona della cucina, due fuochi, lavello, che a differenza di quello che accade in molti van, qui è veramente grande il lavello, già con il tagliere fornito. Di fianco alla zona fuochi, frigorifero a compressore, che si può aprire sia da questo lato, quando siete all'interno del veicolo, che anche da quest'altro lato. Se siete magari fuori, aprite il frigorifero per mettere tutto ciò che vi serve. Mobilio a corpo unico, sempre come in tutti i Knaus, cose che abbiamo già detto in tanti altri video e che rimangono a maggior ragione sempre validi in questo tipo di prodotto, che ripeto recupera il meglio che può offrire Knaus in tutti i suoi prodotti. Tutte le varie lucine che vedete sono a pressione, si accendono e si spengono, e tutte hanno la presa USB integrata. Come vedete le pareti rivestite in questo caso in tessuto. Qui abbiamo la zona plancia di controllo del veicolo con tutte le varie utenze e il CP Plus che può essere utilizzato, che viene utilizzato per comandare la stufa, che in questo caso, lo ripeto, è a gasolio. La zona del letto, come abbiamo visto prima,
qua con un semplice movimento viene abbassata e riportata alla sua altezza originale. Però poi lì il bello di questo prodotto è che è veramente modulare, quindi a seconda delle situazioni lo potete utilizzare come preferite. Armadio qua sotto con il suo appendiabiti per mettere giacche, giacchettine, tutto quello che volete, e cassetti cucina. Nella un'altra caratteristica, tre cassetti, vedete? Un'altra caratteristica di Knaus è che permette di poter andare ad allargare la zona della seduta per rendere più comodo lo sfruttamento di tutta la zona giorno, anche durante la marcia, chiaramente. Le persone sedute qua possono stare veramente comode. E qui abbiamo, solito di Knaus, un vano tecnico dedicato al discorso stufa, al discorso filtro dell'acqua, per andare a aprire o chiudere la valvola del boiler per riarmarla. Un'altra zona sfruttabile l'abbiamo sotto qui, sotto la dinetta, ciabatte, scarpe, quello che volete si mette qua sotto. Su questo veicolo Knaus ha lavorato anche molto nella zona bagno, perché cos'è che abbiamo? Oltre chiaramente ad avere la finestra come in tutti i Knaus Van, abbiamo la zona doccia che può essere creata andando a spostare completamente una parete. Questa parete la prendiamo, la facciamo ruotare e andiamo a creare una zona doccia completamente autonoma che permette di far tutto utilizzando anche la tenda doccia, se volete, per andare a sfruttare appieno tutto lo spazio disponibile nel bagno, senza sporcare nulla, insomma. Abbiamo già anche il pavimento doccia rivestito in legno, quindi un occhio di riguardo chiaramente può essere tolto, no, quando fate quella doccia, per sfruttare al meglio anche un occhio di riguardo a quello che è il design e la qualità di allestimento del veicolo. Cosa dire? Passate a trovarci, lo guardiamo e lo scopriremo insieme in esposizione, però credetemi, da un punto di vista di prodotto, meccanica, allestimento, è veramente il meglio che oggi si possa avere in un van a livello europeo. E troveremo, ripeto, soprattutto il veicolo disponibile in pronta consegna, e troveremo insieme la miglior soluzione per ciascuno di voi per riuscire ad accontentarvi e trovare la miglior soluzione anche economica, perché quello è sicuramente importante. Con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se volete qualche informazione in più, non esitate anche solo a chiamarci, a contattarci per avere qualche foto in più, qualche altro video personalizzato sul prodotto. Se il video vi è piaciuto, come al solito, spolliciate in su. Ciao da Simone, alla prossima!